Amici sportivi buonasera, eh, voglia di spezia questa sera con eh, il conduttore opinionista, diciamo così, perché Massimo Casseri ci ha dato un po' il buco, no a parte gli scherzi eh, Massimo aveva già previsto questa assenza, ma noi l'abbiamo colmata diciamo, anche dal punto di vista dell'importanza dell'ospite dell presente qua eh, con noi, l'avvocato Pier Giorgio Leoni. Buongiorno, buonasera a tutti. Sei... Che presentazione ti ho fatto? Cioè... Neanche pagato. Neanche pagato, no, no non pagare, non parlare di ste robe che sennò poi cominciano <ride> con, <ride> con tutti i discorsi su pagati, non pagati, lasciamo perdere. Eh, con lui, ovviamente, parleremo di quella che è stata l'ultima gara. Con lo Spezza che ritrova il pareggio proprio negli ultimissimi secondi della gara, dopo averne magari dominato anche la prima parte, ma senza riuscire a mettere in rete quel gol di vantaggio che probabilmente avrebbe dato qualcosa in più anche alla, alla partita. Ci ricordiamo proprio sette giorni prima, una gara simile. Con il Como però, che a terni va in vantaggio nel primo tempo e poi mantiene fino alla fine il vantaggio, non creando tantissimo, ma subendo anche la ternana. Ma il gol del vantaggio è stato importante. Da quel punto di vista, lì, invece, occasioni nel primo tempo, soprattutto quella di Falcinelli, con il portiere eh, che si ritrova la palla fortuitamente sul. non so se l'ha presa con la caviglia o. O col tacco del piede, fatto sta che magari ci è mancata anche questa volta quel briciolo di fortuna. Prima, poi fortuna un pochino che sicuramente è venuta nella seconda parte perché il portiere Zut che conosce Gaston Pereiro, che a tutti i costi il Mister vuole che vada sul dischetto perché chiedeva di battere il rigore Raimondo che se l'era peraltro procurato. Il Mister giustamente perché, insomma, se c'è un elenco diciamo, di quelli che sono i rigoristi, è giusto rispettarlo. Manda sul dischetto l'esperto Gaston Pereido, che però si fa ipnotizzare da Zut, che rimette in gioco la partita. però Spezia che poi prende gol a un minuto dalla fine su una ripartenza che andava gestita molto, molto meglio. E poi, alla fine, di serio, decide di farsi vedere, di cominciare a salutare i tifosi Spezzini con quel pareggio. Eh, Caparbiamente ottenuto su un'azione eh, direi eh, dall'ultima spiaggia, no? buttata lì eh, dallo Spezia, che però riesce appunto a procurarsi il gol del pareggio. Avvocato, è chiaro che tutti noi ci aspettavamo magari il colpo di coda, no? dici sono andati bene i risultati delle altre, eh, abbiamo l'opportunità di staccare un pochino l'ultimo. L'ultimissimi posti e di avvicinarsi a quella zona salvezza diretta, però anche gli avversari avranno fatto lo stesso discorso. No? Eh, io, e, e qui ti faccio la domanda: ho visto una Ternana che, nella prima frazione, proprio non riuscendo a star dietro al fraseggio dello Spezia, ha preferito fare quella che è. per adesso non lo prendo, poi vediamo cosa succede. Penso anche preparata la partita bene da Breda che ha messo i raddoppi sistematici sui giocatori che, che in questo momento da noi possono fare la differenza, quindi quei due giocatori dietro l'unica punta, sia Iaghiallo che Verde, non hanno disputato una buona partita proprio per la marcatura ossessiva degli avversari. L'hai vista anche tu così? Sì, condivido, Il, la Ternana ha fatto una partita andando in difficoltà, io credo per almeno un'ora, poi, poi le è cambiato. È cambiato tutto e eh, forse negli ultimi nell'ultima mezz'ora è stato lo spezia essere più in difficoltà chiaramente come dicevi tu se eh, si fosse andati in vantaggio nel primo tempo probabilmente eh, avremmo visto qualche cosa di diverso però credo che il pareggio ha all'ultimo e poi proprio con con il nuovo attaccante debba necessariamente essere di buon auspicio eh, Sai meglio di me che quando ti trovi in queste situazioni poi spesso e volentieri la fortuna non ti aiuta o ti aiuta solo in parte. Abbiamo avuto fortuna nel recuperare ma eh, credo che sostanzialmente il pareggio sia, sia meritato. I, I difetti sono sempre i soliti di una stagione cominciata tra l'altro nel peggiore dei modi ed è quello di non riuscire a finalizzare e non riuscire a capitalizzare. Questo si vede anche a, ai massimi livelli che la capitalizzazione delle poche occasioni che possono capitare in una partita diventano determinanti perché cambia l'approccio alla gara, tuo e anche dell'avversario. La Ternana secondo me ha giocato un'ora con, con la paura perché obiettivamente... Chi avesse perso quella partita anche dal punto di vista psicologico più che numerico sarebbe stato estremamente in difficoltà. Ecco, giustamente dici le difficoltà ad andare in gol, però il mercato di gennaio ha portato sicuramente i giocatori oltre che più di categoria magari o più immersi nella categoria mentalmente, possiamo metterla così perché Iagherlo secondo me può giocare tranquillamente anche nella categoria superiore ed essere anche un giocatore importante. Ehm, è chiaro che al di là del valore tecnico quello che era importante era aggiungere questo tipo di mentalità più portata ad affrontare la, la categoria, però possiamo dire che in di Cudà a parte che ci priva di un giocatore che là davanti qualche gol lo può fare come, come abbiamo visto, e penso che si siano aggiunti i gol di Aghiello che possono venire. Probabilmente si è aggiunto anche un verde, anche se magari eh, a Terni non ha fatto una gran partita, però dobbiamo considerare anche che diluviava, c'era un terreno difficile, insomma non è giustificativo ma è, è, è per dire che in certe condizioni non è così semplice, penso che lo Spezia facendo la partita nella prima parte abbia anche sofferto a livello fisico poi, nel finale aver giocato su un campo così pesante. Dicevo appunto Verde che peraltro ieri ha rinnovato ufficialmente sino al 2027, al di là di come poi andrà a finire la storia, quindi se quest'estate andrà via o no, ora è sicuramente un giocatore più tranquillo dal punto di vista mentale che quindi può dare ancora di più a questa squadra. E poi l'inserimento davanti di Falcinelli con la grande esperienza che ha anche se magari negli ultimi campionati qualcuno mi dirà non ha segnato tantissimo però è un giocatore che per la B è sempre secondo me molto importante e poi questo ragazzo di serio che secondo me è un ragazzo sicuramente in crescita dal punto di vista tecnico deve ancora compiere 23 anni che l'Atalanta è andata a pescare quindi non una società a caso e in ultimo direi con caratteristiche che poi magari vedremo meglio in alcune gare più di attacco alla profondità rispetto agli altri nostri attaccanti. Ecco, il mister si è ritenuto soddisfatto di questi arrivi anche per quello che possono dare dal punto di vista realizzativo, che è un po' quello che era il problema che eh, sottolineavi. Quindi è vero che a Terni non siamo stati così efficaci sotto porta, però credo che possa essere questo step diciamo, di diventare più pericolosi e di creare anche più situazioni considerando anche che bisognerà capire piano piano che recupera tutti gli infortunati il mister come si era da questa squadra che potrebbe ritornare ad esempio alla difesa 4 non so se domani se sabato ma in, in un futuro recente ecco. quindi la domanda che ti faccio è forse qualcosa in più per provare a fare più gol anche perché l'attacco la, la la, meno prolifico Insomma, è un dato di fatto, quindi bisogna cercare di invertire questa tendenza. Guarda, io condivido, condivido due, due osservazioni. La prima è la presenza di Iagiello, che secondo me in assoluto è un ottimo giocatore. L'anno scorso a Genova ha fatto molto bene. Eh, ed è un giocatore che, eh, a mio avviso, de anche Verde in quel, in quel ruolo, perché ci sono due giocatori che stanno più vicini alla porta di... Di grande pericolosità. Condivido su Falcinelli. Falcinelli non è mai stato un, un centravanti vero, un centravanti d'area ma sempre una, una punta d'appoggio comunque, comunque di grande peso e senz'altro di, di grande esperienza. Condivido anche l'osservazione generale che tu hai fatto dell'acquisto di uomini di categoria, come, come si usa a dire, ecco, però mi viene, mi viene fuori mi viene una domanda che. Stavolta si invertono le parti e la mia domanda che mi risuona in maniera piuttosto continuativa è: ma si doveva arrivare fino a sto punto per capire che forse in Serie B ci vogliono uomini di categoria? È una domanda retorica o. no, è una domanda alla quale io non avendo ormai più obblighi di astensione, problemi di ricusazione, potrei rispondere. Io la risposta me la sono data. Eh, dalla cre dalla. Che, no, credo che ecco, fare peggio di così eh, nell'ultimo anno sarebbe stato difficile per chiunque. Questo va detto obiettivamente. Perché io vedi, sono stato uno di quelli che eh, si è fatto piacere anche il logo. Sinceramente, eh, il logo mi piaceva. Sono stato uno dei pochi a dirlo. Eh, mm. Mi piaceva tutto. Ecco, non mi è piaciuto eh, la fine della, della stagione scorsa perché credo che sia stata persa un'occasione monumentale, credo a livello statistico, eh, penso che si possa dire senza tema di smentita che non succederà mai più che ci si salvi con 32 punti, eh, quindi si è eh, persa un'occasione, credo, monumentale per la storia di questa società e anche a livello, a livello nazionale. Il punteggio quest'anno è abbastanza basso, eh? io credo che 32 punti sia impossibile, noi l'anno scorso vediamo. ci saremmo salvati con 32. La seconda osservazione è la domanda che, che ritorna, cioè dopo una retrocessione così, eh, così di sofferenza, mh, così inattesa per certi versi se non nel momento in cui si è concretizzata, non sarebbe forse stato il caso di fare quella mini rivoluzione che poi è stata fatta a gennaio? La mia risposta è sì, tenendo conto di quelli che sono appunto i parametri di categoria, cioè rinunciare agli scontenti e rimpiazzarli per tempo, rimpiazzarli con giocatori motivati, con giocatori che non avessero intenzione di tirare indietro la gamba oppure di dare la colpa a qualcun altro di una retrocessione quando invece la colpa era in gran parte loro, perché questo Caro Enrico, è quello che spesso e volentieri si dimentica nel calcio: cioè il calciatore ti retrocede, ma poi dà la colpa a un terzo, perché la colpa, è la colpa è sempre di qualcun altro. Per cui è un, un... po' il calcio, è, uno è un che, po' il calcio. Che è così, che... no? No, io, eh, ma io quando cioè, perdo perché tutti danno colpa a qualcun altro. No, quando cioè. io perdo le cause, le colpe vengono date a me. Poi c'è qualcuno che le dà ai giudici. Ma le colpe comunque. Tu è, tu è come se disputassi uno sport individuale. Sì. Il calcio non è uno sport individuale certo, che certo. Ma e il, ha ma, una serie di, ma di il altre situazioni. Ma il, no? ma il calciatore non dà mai la responsabilità a se stesso, ma nel momento in cui retrocede, automaticamente si sente autorizzato a pretendere la categoria superiore che ti ha fatto perdere. Non solo a pretendere di guadagnare esatto. quanto guadagnava nella categoria superiore, esatto. altrimenti si sente eh. declassato e non se lo merita. Esatto, e non lo merita. Capitolo vero. Verde. verde è la dimostrazione plastica di quello che ti sto dicendo perché e rispondo anche qui a un mio dubbio sarebbe bastato valorizzarlo e farlo sentire importante da subito nel momento in cui tu lo hai messo al centro del progetto il mister mi pare lo abbia fatto Verde ha risposto con il rinnovo del contratto e con prestazioni più che convincenti. Però anche lì si deve dire che molto probabilmente eh, ogni allenatore legge i giocatori alla sua maniera, quindi c'è l'allenatore che pur non vedendo magari il giocatore impegnarsi al 100%, pur sentendolo un po' fuori dal progetto, eh, lo fa giocare uguale per farlo sentire più importante. Eh, mi viene da dire la scelta che è stata fatta quest'estate per Nicolao, no? al quale viene data la fascia da capitano, al quale viene detto se è importante perché abbiamo già l'infortunio di Wisniewski, se anche te ci lasci. E questa è, un, è, stata, è, una è Ebbene, stata una grande sfortuna, l'infortunio di Wisniewski è stata una grande sfortuna. Questo è logico che ti viene a mancare un giocatore che, devo dire onestamente, non sappiamo se sarebbe rimasto perché stavano arrivando già offerte da Narose su di lui e bisogna capire se il giocatore stesso e lo Spezia avrebbero rifiutato certe offerte. Il problema grosso dello Spezia di quest'anno, di quest'estate, secondo me, è stato il fatto che non è che i giocatori tuoi venissero cercati eh, insistentemente da chissà quante squadre. C'erano sempre offerte a ribasso, i prestiti, qualche giocatore poi ha forzato la mano, mi riferisco a Bastoni, è stata fatta una scelta eh, di non tenere Burabia che è un giocatore magari più adatto a un altro tipo di campionato forse si è fatta la scelta sbagliando di tenere Kdal che poi alla fine dei, dei conti al di là che giocasse o no non, non mi sembrava nemmeno lui pur essendo un professionista esemplare pronto per affrontare questa categoria e prendere in mano la squadra perché mi viene da dire che le volte che ha giocato non lo ha dimostrato poi magari c'era qualche altro problema e Strano che per dire uno come Zurkowski l'ultimo giorno di mercato rinunci a tre offerte importanti per lui dicendo no voglio rimanere perché ormai sono rimasto finora e poi non riesca in tutto il giro di a far vedere che giocatore è e poi gli basti cambiare di 100 km l'aria per ridiventare un giocatore importante. Ecco, queste cose qua eh, ritornano al discorso che fai te sui calciatori. Cioè, che poi sono la base di tutti i risultati, perché se non, il calciatore non esprime il suo 100% o non lo esprime con la testa giusta, tu puoi avere la squadra forte che vuoi. Questo, e sono d'accordo con te, molto probabilmente è stato un errore di valutazione su quello che stavano lo dando i giocatori. Lo, in sai, quel quel che mi puoi, lo sai che mi puoi contraddire? eh? No, no, che no, hai no. il permesso di no, contraddire no, dato che sei stato molto ligio a darmi ragione in un sacco di cose finora, cerco poi, di controbattere perché non vorrei che poi si creasse una, una contrapposizione e non vorrei che con un avvocato perdessi, perché sai com'è non sono mai come stato potresti, potresti dalla tua parte <laughs> non, sia, beh, non lo so, può darsi no, che da, e che che qua er che siamo nel mio territorio vincono gli, gli, gli errori di valutazione indubbiamente si fanno, sono, sono dovuti sicuramente anche a situazioni contingenti che indubbiamente ci sono state, però eh, a mio modo di vedere forse si è aspettato troppo a, porre, a, a cercare di porre rimedio. E una volta finito il mercato hai poco da fare, perché sì, o cominci eh, a andare sugli svincolati... E, e svincoli i giocatori che, che, che sono importanti. Con, sì, con il, Danno... con il rischio, ma infatti, io, sono, io sono convinto che, se non in situazioni semi disperate, come era la nostra, come è la nostra di questi tempi, le squadre si costruiscano in estate, non si costruiscano logico, certo a gennaio. Certo. No? Per, per ovvie ragioni. Eh, detto questo, eh, chi ha indubbiamente la responsabilità di, di gestire tecnicamente eh, comunque un patrimonio, eh, senz'altro avrebbe potuto fare meglio. Io eh, do, vorrei darmene atto, non, non sono solito offendere, non sono solito prendere a male parole o fare commenti. Eh, come vedo e come leggo, purtroppo, perché sono dell'opinione che chiunque, a partire dal professionista. l'ignoranza che, che alberga, sì, soprattutto se, sui social. Se tu vai a mangiare in un ristorante, io credo che il ristoratore ce la metta tutta per farti star bene, se poi la, 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 la cosa non riesce, eh, eh, non lo fa certo di proposito. Così è il professionista, così è. Eh, colui che lavora in una società sportiva professionistica. Credo che non sia nell'interesse di nessuno, come non lo è del calciatore, giocare male per andare altrove o per chissà quale obiettivo. Eh, la colpa, se così vogliamo, se me, lo, se, me, se me lo passi, è di non essersi accorti eh, di, una, eh, di, una, di una situazione di questo tipo che era in un po' troppi componenti. Di questa, di questa rosa sì, questo, ti ripeto, eh, ecco, questo può... è il, il male di no, origine no, no, ma te, lo, te, te ne do atto ma credo, e... credo che sia questo poi eh, quando tu sei la lì la buona fede si presume certo quando tu sei lì e fai, devi scegliere secondo me quando è stato il momento in cui eh, anche il direttore è andato a cercare di capire eh, molti giocatori non avevano tanto mercato e quindi Cosa fai? Dici OK, provo a vedere innanzitutto inserire giocatori che abbiano una valenza per noi. È chiaro che in quel momento, ti faccio solo un esempio: arriva l'opportunità. Anche se in realtà poi alla Cremonese ci ha andato negli ultimi giorni il mercato perché si era fatta avanti la Sandoria. Parlo di coda, no? In realtà lui si è offerto allo Spezia molto prima. Eh, lo Spezia aveva già un sacco di contratti onerosi. E quindi 800 mila euro netti a stagione per due stagioni erano troppo in quel momento per la società che stava facendo i conti. Ecco, il mercato di quest'estate li avrebbe guadagnato sicuramente se, come è successo adesso, ci si fosse riusciti a liberare di determinati giocatori che avrebbero anche sbloccato, in un certo senso, un altro tipo di mercato che poi in Serie B si fa tante volte, anzi quasi sempre andando a prendere giocatori a zero o in prestito con diritto o robe di questo tipo perché scordiamocelo che le squadre in B facciano un mercato spendendo milioni in giro, no? basta guardare come si svolge il mercato, no? l'unica squadre che in questo momento questa stagione hanno speso sono il Como e, e, e il Parma anche se il Parma in realtà l'aveva già fatta prima la squadra, quest'anno l'ha solo completata no? e, quindi e, e la Cremonese la Cremonese che Logicamente tenendo il gruppo della promozione precedente, perché non facciamo l'errore di considerare la Cremonese simile allo Spezia, perché tre anni di A cambiano tutta una serie di cose, cosa che invece un anno di A solo cambia relativamente, sia dal punto di vista degli stipendi, sia dal punto di vista di quella che è la squadra, perché la maggior parte dei giocatori della B, la Cremonese li aveva tenuti e ci aveva aggiunto alcuni giocatori che peraltro poi li ha fatto fuori perché evidentemente non, erano, non si erano inseriti una squadra che retrocede nettamente, come è successo alla Cremonese, anche se nel girone di ritorno si è avvicinata la zona. Però se tu dicevi che sono pochi i 32 dello Spezia, i 27, non so quanti ne ha fatti la, la Cremonese, sarebbero stati comunque molto pochi lo stesso. Ecco. Io credo che non è mai semplice, però ad esempio l'anno prima Genova e Cagliari hanno fatto questa politica, teniamo più, più, più possibile e ci aggiungiamo qualche giocatore di categoria. È vero, tu mi dirai che sono piazze che non possono essere paragonate alla nostra, ed è questo forse la cosa più importante, e due società che a quanto mi risulta non avevano previsto la decurtazione degli stipendi in caso di retrocessione. E questo è un altro fattore importantissimo che però torna al discorso dei giocatori. Perché se un giocatore si sente, ripeto, declassato perché guadagna meno dall'anno prima, eh, cioè va a finire che poi la colpa è tua, non di chi ti ha tenuto. Eh, perché, evidentemente, è sempre colpa del giocatore in questo caso. Poi è chiaro che le, le valutazioni potevano essere eh, sicuramente diverse. Poi, poi c'è indubbiamente l'elemento sfortuna: perché gli infortuni. L'anno scorso, sicuramente, eh, c'è stato. L'anno scorso c'è stato, quest'anno con Wisniewski e con Reca, che sono due giocatori obiettivamente determinanti. Tanti. Eh, però come tu sai quando poi piove piove su tutta la linea insomma ed è un po' che que piove qua, ecco. eh, questo, è, questo è comunque credo che nelle ultime partite qualcosa di diverso sostanzialmente si sia visto è quello che volevamo eh, arrivare, credo no? che lo spirito sia uno spirito completamente diverso e per nostra fortuna, questo è l'elemento numerico: non è mai io, tra l'altro, non ho neanche mai visto questa grande differenza. Secondo me, la più bella partita che abbiamo fatto abbiamo perso, l'abbiamo fatta col Parma, che è indubbiamente la squadra più forte della categoria. Eh, Credo che il, il fatto che la, la classifica sia così corta. Ma non ti viene il dubbio che qua, col, proprio col Parma, anche chi magari ha meno testa. Sì, di, aveva meno. Si sente più. più può è più stimolato, più stimolato forse. Può stimolato a giocare contro la squadra forte, cioè do qualcosa in più. e eh, così quel è qualcosa inspiega, in più. Come dicevi tu, è inspiegabile che un giocatore come Zurkowski, che è un giocatore indubbiamente valido, validissimo e lo ha dimostrato ultimamente anche a livello, a livello di massima serie, abbia eh, fornito le prestazioni che ha fornito nel, nel periodo in cui è stato qui, ecco, non solo in Serie B ma anche in Serie A. Eh, ecco, questo, questo è assolutamente inspiegabile se non con i cliché del mondo del calcio che io francamente, pur essendone appassionato da quando sono nato, capisco sempre meno. Devo, devo dirtelo sinceramente. Ecco, io non, non li capisco, non, sono dinamiche che a me sfuggono come mi sfuggono le dinamiche contrattuali o, o le dinamiche di giustizia sportiva. È un mondo che indubbiamente mi affascina, mi appassiona, ma che, che capisco poco. Ecco, e, e questa è la conferma: secondo me, sono le piccole conferme. Della, della, mia, della mia scarsa comprensione che può essere un mio limite ma il calciatore eh, dovrebbe essere molto più responsabilizzato purtroppo la sentenza Bosman dell'ormai lontano 1990 ha aperto uno scenario che dal punto di vista giuridico e culturale è stata, eh, stata un'innovazione epocale però secondo me ha fatto anche molti danni a livello psicologico perché un tempo il, il calciatore era veramente il patri, patrimonio della società e non è che morissero di fame neanche a quei tempi eh, però io mi ricordo alcune interviste di grandissimi calciatori come Antonio Cabrini e come Tardelli che dicevano che quando andavano a rinnovare il contratto eh, il presidente Boniperti era dalla parte di là intanto gli diceva di tagliarsi i capelli Quello è e, e, poi, e poi diceva loro ma guardi le conviene firmare, firma con la Juventus, tenga gli allungava il contratto e loro senza procuratore, senza rappresentante, senza mediatore, senza mandatario, firmavano il contratto per la Juventus. Questo lo hanno riferito loro più volte. Eh sì, sì, Un tempo questo, questo era lo spirito e non mi risulta che quel tipo di calciatore eh, sia morto di fame o abbia avuto difficoltà economiche. La realtà è diversa, per me è molto meno comprensibile ed è molto più dannosa per le società e anche per il pubblico, no? indipendentemente dalla, dalla famosa questione dell'attaccamento alla maglia. È un po' il discorso del libero mercato no? che, certo, che ma, si, si tende ad inserire un po' in tutte le... Bravo, però ti do, ti do, una, ti do una pillola che riguarda quello che io faccio nella vita. La concorrenza per la concorrenza non è più un principio assoluto, cioè il principio del libero mercato ormai nel, nel nostro codice degli appalti deve essere funzionale al risultato. C'è il principio del risultato, che è poi quello che conta anche nel gioco del calcio. Il primo principio del nuovo codice dei contratti è il risultato, il secondo è la fiducia e il terzo è l'apertura al mercato. Ma la concorrenza to cure non è più un, un principio fondante. Ritorna al risultato anche, per, anche, anche nel calcio: è fondamentale il risultato perché tu puoi giocare bene quanto vuoi, che se perdi e non ottieni i risultati, sei. Penalizzato dal punto di vista economico in maniera drammatica, e sei comunque sconfessato dai tuoi stessi tifosi. Questo che, più le società che, che, che i te, giocatori. Certo però, che, eh. Il calciatore, calciatore male. È, è, calci... è sempre dentro la sua nicchia è, è di protezione. È quello che dicevamo prima: la sua nicchia di protezione, forse dovuta, eh, dovuta anche alla grande mole dei tatuaggi che, che portano come una specie <ride> di corazza, ma nel, nel, nell'immaginario collettivo. Essere... No, ma io non lo, no, no, attenzione, no, attenzione, non lo dico in senso discriminatorio, io mi rendo conto di non essere uno, uno dei pochi italiani a non avere tatuaggi, me ne meraviglio, non e è escluso io, che qualcuno me essere. lo faccia proprio per essere alla page, ma eh, questa corazza che loro hanno è dovuta a, a, appunto alle leggi del mercato, che sono leggi eh, consentimi, perverse a volte, i meccanismi sono perversi e questi sono, sono, sono i risultati. Sono d'accordo però... Poi la, la speranza è l'ultima a morire, noi siamo sicuramente fiduciosi però, però queste sono considerazioni secondo me eh, d'obbligo quasi, quasi scontate direi, certo. eh, perché poi i risultati sono quelli, è quello che conta, il risultato sportivo è anche il risultato economico ormai. Ci sono molte persone, ehm, credimi Enrico, che credo che in questa città come altrove non abbiano contezza di quello che è il bilancio di una società come lo spezia calcio a livello di Serie A, per esempio. Cioè non hanno idea di quali siano i costi. Sì, anche perché secondo me si è esagerato troppo, eh, vuol dire la società ha incassato questo, questo e questo, eh, non eh, può non avere... Eh, eh, in realtà si è sbagliato lì, perché sì, basta prendere i bilanci e sì, sui bilanci c'è sì, scritto, no. come Filippo. Ha detto la settimana scorsa il... non, non si ha idea di quali siano i costi di un campionato di Serie A. Eh, tenendo conto che ormai. Il bagno di sangue del campionato di serie B esatto. e se, soprattutto si veni da Lado 3A. Certo, certo, tre certo. Anni. no, no, solo i diritti televisivi mi, par mi pare che cubino a meno 30 o 35 milioni. Mm, mm, si... Diciamo che se lo spezzi in Serie A prendeva 31, sì, 32, siamo 33 e in B. Penso che con le ultime novità forse si vada. Sopra i 5 ma non quindi, tanto di quindi più. Quindi non ci sono andato tanto distante certo. ma eh, questo succede per tutte le realtà ma per una realtà come la nostra eh, indubbiamente il bagno di sangue di una retrocessione è ulteriormente, ulteriormente amplificato proprio per tutto quello che abbiamo detto. Chiaro per cui eh, e anche gli acquisti cioè le cessioni tranne forse un caso forse il caso di Kivior poi hanno tutte quelle formule particolari della contrattualistica sportiva che sono, mh, sono formule che non ti consentono di avere una disponibilità Anche effettiva. Non si sa, non è eh, che i soldi eh, ti arrivano subito, eh, a volte eh, pagamento a tre è anni. Questo che voglio dire. se lo paghi quando sei eh, convinto, tipo l'Atalanta so, con l'Orma che te sì, lo Sì, sono come i cosiddetti contributi figurativi, eh. ecco, sono un qualcosa che tu puoi limitatamente iscrivere a bilancio, ma. Il punto decisivo è che non li puoi spendere immediatamente perché non hai un introito immediato che ti consenta, hai delle previsioni, delle ragionevoli certo, previsioni. Certo, certo. E quindi questo chi lo sa valuta in un certo modo tenendo ben presente che la critica deve essere una critica costruttiva e anche rispettosa del lavoro altrui per quello che ci dicevamo prima e indubbiamente, indubbiamente questo non è proprio di tutti e credo che non faccia neanche bene perché poi offendere pubblica, pubblicamente soprattutto chi fa comunque il proprio lavoro mh, sia anche poi, di sia anche controproducente permettimi di sottolinearlo stiamo comunque parlando di sport è vero che è un fenomeno sì, no, mediatico dire, beh, certo. e non cioè un fenomeno a, in una città come Spezia, il fenomeno Spezia, ovviamente travalica lo sport fine a se stesso, no? Però detto questo. Ci anche, sono molte persone al mondo, molti milioni che hanno altri problemi. Non è demagogia. Sì, sì. Eh, no, noi... voglio dire eh, arrivare anche a insultarci tra di noi e tra di noi intendo dire proprio che ne so, tifoso col giornalista o, sì, eh. o, con, eh, hai capito? O, o con qualcuno che non partecipa direttamente, perché io capisco che te la possa prendere col, col presidente o col direttore sportivo, perché non ti sono piaciuti gli acquisti, anche se trascendere è sempre sbagliato, ma prendersela con chi non guadagna nulla da quella situazione, anzi ci soffre peggio di te, forse o come te almeno. È, 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 no, è, questo... è un qualcosa che solo in questi tempi qua c'è, perché una volta si discuteva al bar, no? Ti ricordi? Ci si vedeva al crasta arrivava quello che portava la notizia bomba che poi era sempre falsa. Ma ci avevi uno faccia a faccia che ti diceva una roba e te gli rispondevi lì, gli dicevi stai zitto perché hai sbagliato tutto. Se lo fai sui social qualcuno ti comincia a insultare perché te ne sai di più, perché non è vero, perché te eh, fai un ragionamento, perché sei più vicino alla società rispetto a te, e si comincia a travalicare qualsiasi cosa. Ecco. Eh, però detto questo bisogna saperlo accettare perché i social sono questi, la vita attuale, moderna, in, quest, in sì. questa multi, eh, in multimedialità è, è quella che è, quindi va accettato, però non è una cosa simpatica, ecco. No, assolutamente. Io non, eh, sono posizioni che non condivido, soprattutto nei modi perché eh, e, e credo che siano profondamente controproducenti. Non a caso nel momento in cui c'è stata un, 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 una levata di scudi nel senso di, del, eh, del fornire a, a questa società e soprattutto ai calciatori un minimo di sostegno, ehm, il risultato si è visto compatibilmente con quelli che sono stati noi i correttivi eh, che sono stati apportati in sede di mercato. Eh, e credo che anche, anche l'allenatore parecchio di suo ci abbia messo. Mi sembra io non lo conosco, non lo conoscevo, ma è un, mi sembra che sia un personaggio adatto a questa realtà, molto, molto calato in questa, in questa realtà della serie B. Assolutamente sì, ed è un allenatore molto probabilmente anche più avvezzo alla categoria rispetto a quello che era Alvini che si è lasciato un po' forse eh, trascinare dal voler imporre alla squadra le sue idee senza forzare magari qualche esclusione eccellente o qualche cosa che D'Angelo appena arrivato ha fatto subito, se un giocatore non faceva bene lo teneva fuori a prescindere dall'importanza del nome, no? Anche se magari si potrà dire che su Verde ha insistito, però quando tu hai un giocatore di qualità ci insisti proprio perché vuoi farlo tornare a quello che era e se tu lo, non lo consideri non tornerà mai quello che è. Andiamo però a qualche domanda. Eh, che se no sembra che ci facciamo un soliloquio e te eh, sui no, gli argomenti che a piacere nostri, no? eh, Allora ehm, vediamo, vediamo, vediamo. Eh, allora, queste sono quelle vecchie. Allora andiamo avanti. Eh, allora Purtroppo il campo pesante non ha aiutato. Si riferisce ancora alla partita di Terni, soprattutto giocatori come Verde Iagello hanno faticato. Ma è possibile vedere in campo insieme di serio, verde Iagello e Farcinelli. Beh, mh, se Iagello gioca, eh, gioca a mezzala e si cambia il sistema di gioco che ora prevede solo due mediani e due trequartisti quartisti si può giocare secondo me anche con due punte e un, e, e un... però ti faccio una domanda. Allora, Farcinelli eh... io me lo ricordo quando giocava nel Bologna non era un centravanti Lui può ti, giocare tipico. anche secondo può, può giocare anche come seconda può giocare anche seconda Poo. oppure a due punte con un'altra punta con un'altra può essere di serie, può essere Moro o Pio o chiunque. Però quello che volevo dirti è che in questo momento nel nella nostra conoscenza, che abbiamo di Daniele Verde, le migliori partite le ha sempre fatte partendo da destra. Eh, quando è stato forzato nelle due punte a giocare col 3-5-2, lui seconda punta, non ha mai fatto grandissime partite, cioè giocando lì in posizione centrale, perché non riesce forse a sfruttare che quella che è la sua caratteristica, cioè puntare l'uomo e creare qualcosa. Eh, quindi, quindi la domanda mia è trequartista puro quindi che gioca più centrale ce lo vedi Daniele Verde o no? Perché questo è un po' il discorso del giocare con il tre quarti e le due punte che è vero che Verde potrebbe lo stesso giocando da tre quarti partire dalla destra però e magari l'altro attaccante partire un pochino più da sinistra ecco con un attaccante più centrale io, cosa lo, che... io lo vedo nel ruolo suo che è quello lì centro-destra e comunque a centrarsi per uh, o oh. Per il, per il passaggio o per calciare direttamente in porta. Eh, è quest, è, è questa è la posizione nella quale ha fatto grandissime partite mi pare anche in Serie A è, è, il suo, è sempre gol. stato il suo, è il suo ruolo il suo ruolo partire da destra il classico attaccante che fa o il trequartista o la punta esterna partendo da, da destra col piede invertito è e va questo a è questo il suo ruolo, queste mi pare che siano le sue caratteristiche non, cioè non, non vedo, anche a Pisa eh, a Pisa, eh beh, a Pisa da... quello ha fatto eh. E quindi bisognava capire se il mister passando se un, giorno, un domani passassero due punte, peraltro mister che proprio dagli allenatori circa una settimana fa ha detto che il suo modulo diciamo, preferito è, e lo sapevamo già anche noi, il 4-3-1-2. Quindi questo rombo a centrocampo con tre quarti. Però lui dice io devo sfruttare i giocatori che ho, non posso fare l'integralista. Perché non sono un integralista, se vedo che un giocatore preferisce giocare in una posizione un pochino diversa, non posso obbligarlo a giocare in un'altra posizione, che lo snaturo e lo metto in difficoltà. Mi si dirà, Tiago Motta fa ragionamenti completamente diversi, dicendo: Se te puoi fare il terzino, puoi fare anche il centrale, se te puoi fare il centrale, puoi fare anche il mediano. Però. Anche lì dipende dai giocatori. Che mi ci pare è. che Tiago Motta nel Bologna snaturi i giocatori che ha, anzi mi pare che valorizzi ciascuno. Beh, Diciamo tan, ancora... che uno l'ha portato da fare il mediano a fare il, il, il centrale difensivo ed è eh, probabilmente il centrale difensivo più forte che ha il Bologna, però è un'eccezione come poteva essere quella di portare Chivio sì, là davanti. Sì però Kivior poi riportato nel suo ruolo gioca bene nel suo ruolo eh, che, che gioca, adesso gioca mediano però, per dire, no, cioè, però ci sono gli, gli allenatori che tendono a darti qualche compito per dire Cassata sta giocando a sinistra ma non è un esterno no, di sinistra decisamente però no. ce lo forzi perché eh. ti dà la disponibilità di giocarci e quindi ci, ci, ce lo fai giocare eh, il solito tifoso di prima ci fa tre domande una di queste è speriamo che di serio non sia un fuoco di paglia ora chi di dovere dovrebbe metterlo in grado di segnare parlo di centrocampisti e seconde punte adesso fuoco di paglia insomma uno che ha già 57 con quella già fa, fatta 57 partite di B a 22 anni non mi sembra 16 partite di A anche se spezzoni tutto quello che volete però a 19 anni lui andava già a misurarsi con i più grandi. Ah, quindi... Io ho letto, ho letto che Gasperini ha grande considerazione di questo. Sì, anche se in realtà l'Atalanta ha, ha dato allo Spezia la possibilità di avere questo obbligo di riscatto a prescindere dalla categoria, già fissato a una cifra. Quindi molto probabilmente poi probabilmente i due club stanno lavorando bene perché Elia ha preso a zero quando il Palermo lo stava per prendere a un milione e mezzo lasciando è vero la possibilità all'Atalanta di tenersi il 50%, non lo so se si è creato qualcuna cosa simile anche per di serio, magari lo Spezia è, però lascia una percentuale all'Atalanta. Sono quelle giochini che, come, come sappiamo, possono <ride> sono sempre quelle percentuali. Una percentuale di quelle che eh, lo Spezia purtroppo eh, che fregherà lo Spezia nel caso di Holm per il famoso sì. diritto del Savaric a prendersi il 50% della, mh, della vendita di Holm, però penso solo il 50% del riscatto perché il prestito non rientra in questo, ecco perché è stato fatto il prestito annuale, insomma, con i soliti discorsi. Eh, poi vabbè, questo tifoso affronta un che è Luca peraltro, vabbè Luca generico, eh, affronta il problema che è venuto fuori in settimana dalla possibilità che il Sesti Levante venga a giocare al picco invece che eh, andare a Carrara dove sta andando, eh, e però dice perché non lo mand mandano a Cesena, sono genuani, quasi discorsi un po' dalla, alla spezzina, però quella è una cosa penso che in questo momento sia tutta da, 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 da vedere, ecco. Anche perché il picco deve ancora essere anche completato. Deve essere completato. Poi La domanda non la sfanghi, eh? Non, non sono in grado di rispondere perché... No, no va bene. Non, no, non no, sai no, nemmeno pare... che domanda ti faccio. E eh no, sul completamento dei lavori, ma il mio compito no. è finito molto prima. No, della sai che gli appalti hanno Non fase ti sto dando colpe a te perché potrei, potrei farlo perché a Spezia diamo colpe a tutti, no? Quindi sì, potrei no. dire... È stata colpa tua. Guarda, io da cantiere ho solo una bella mantella gialla che metto quando piove, qui piove spesso, ma io non mi occupo di cantieri. Quindi, quindi non, anche volendomi dare tutte le colpe del mondo, mi capita Però spesso. Ecco quel poco. Quel, per quel poco che tu eh, sei entrato, diciamo, nelle logiche della tempistica. Eh, cioè, ti sei mai reso conto che poteva finire così? Cioè, o, o, o eri uno degli ottimisti? Ribalto, ribalto <ride> la domanda: io non avrei fatto, forse, sarei stato più cauto nel dichiarare le tempistiche. Proprio perché da 30 anni mi occupo di appalti. E, e so che eh, non c'è eh, niente di più incerto che non fare un appalto, soprattutto in Italia. Ehm, Devo dirti che in tempi non sospetti, quando mi occupavo di questa questione, ma a livello esclusivamente cartolare, non di esecuzione, cioè di rapporto giuridico, intanto di modalità di costruzione di questa operazione, tu sai bene che questa operazione è stata costruita con una, con una norma che nel momento in cui è stata pensata non era ancora in vigore e che è il... La, la cosiddetta nuova legge Stadi, ma che in realtà è il decreto legislativo 21 del, eh, che riguarda gli impianti sportivi, certo. che viene utilizzato, è stato utilizzato a questi livelli dalla società Spezia Calcio, dal comune della Spezia e anche eh, per quanto riguarda la realizzazione degli impianti eh, di, eh, delle Olimpiadi di Cortina. Ora c'è il problema della pista da Bob, per esempio lì. C'è il grosso rischio che debbano andare a utilizzare piste. Ma dove far parlare di eh, questa cosa? Questo, <ride> questa, questa norma nel momento in cui si è pensato di fare questo tipo di operazione, cioè la società ha messo in cantiere questa operazione, era una norma che il governo Draghi aveva spostato di un anno mh, per motivi di natura tecnico-giuridica, ma anche per motivi di bilancio, perché è una norma che prevede un contributo pubblico. Eh, ecco, in, in quel momento io mi sono occupato della questione tecnico-giuridica, non sono entrato ovviamente, eh, non essendo ancora neanche alle viste, questa, questa ipotesi di, di tempistica di conclusione, eh, di, di realizzazione, di completamento dei lavori, ma devo dirti che eh, un conto è, dal punto di vista eh, architettonico e eh, dell'esecuzione, lavorare in, su un terreno scevro cioè fare un'operazione come per esempio fece la Juventus nel costruire lo Juventus Stadium, peraltro realizzato dalla stessa società di architetti che ha, eh, che ha assistito lo spezia calcio. Certo. Eh, trasformando il vecchio stadio delle Alpi in una landa desolata, cioè abbattendolo completamente e ricostruendolo, su questo penso che siamo tutti d'accordo, non anche credo, chi non, ha... non credo che siamo tutti d'accordo perché se senti quello che dice la gente in giro, e qui eh, non occorre essere grandi esperti in materia di appalti pubblici o privati per capirlo. Ma eh, lo sa l'architetto di provincia, lo sa l'umile artigiano del diritto amministrativo quale sono io che lavorare. Su, Sull'esistente è molto più difficile. Eh, io credo che i ritardi siano dovuti ai cosiddetti. Un po' anche a, quello. A, Un che po siano anche dovuti quello. Ai, ai cosiddetti imprevisti di cantiere, che sono poi l'oggetto di quelle che tecnicamente si chiamano riserve. Però c'è eh, anche altro. Che ce lo spiegheranno forse a fine a io fine... di questo francamente non ne sono a conoscenza perché ti dico la. L'altro può essere, essere l'aver sottovalutato i costi dell'opera, cioè nel senso che se tu puoi fare l'appalto e chi vince, giustamente, tu dici: beh, dovrei, devi farlo a quel prezzo lì, l'hai presa a quel prezzo lì, però se eh, chi progetta, progetta. Degli impianti che in realtà da soli vengono a assorbire un sacco di soldi in più di quelli che in realtà potrebbero essere spesi per quel tipo di impianti, eh, le forniture su alcune cose arrivano in ritardo, non arriva, insomma, ci sono stati. Allora, secondo me, talmente. Eh, io non è che posso dirlo in maniera ufficiale perché sono tutti i rumors allora, il che si sono sentiti sull'opera. No? Il problema giuridico, e questo te lo dico con cognizione di causa. Dal punto di vista giuridico ci sono clausole, nel caso specifico eh, razione temporis si applicava il vecchio articolo 165 sul riequilibrio contrattuale, ma tutte le discrasie eh, di costi tra una progettazione e un'esecuzione poi in concreto eseguita derivano anche dall'aumento delle materie prime Se, noi sì, se quello se noi può essere no, però tu insomma, devi pensare che c'è sta stato, stato un periodo post pandemico ma non solo eh, nel quale si sono registrati degli, degli aumenti del 200% vero, su determinati materiali tanto è vero che eh, ad oggi, ad oggi eh, il giudice amministrativo mi risulta che abbia parecchie cause sì. che vertono sulla cosiddetta rinegoziazione dei costi, de, dei costi, di, dei costi di esecuzione che, derivano da, che cosa? derivano da circostanze che sono assolutamente imponderabili tu hai fatto cenno all'impiantistica e credo che questo a occhio, eh, lo dico a spanne possa essere uno dei temi fondamentali perché l'impiantistica di una struttura esistente implica valutazioni e criticità in corso d'opera che sono completamente diverse rispetto alla realizzazione di un'impiantistica di quel tipo in una situazione più. Quello è, è vero. Però se io metto, che ne so, la placca della la classica placca no? in oro. <ride> la, la placca dell'interruttore de, in oro invece di mettercela in, certo. in plasticaccia, certo. evidentemente già solo quello mi fa alzare quello. I, non, i dubbio. non penso che abbiano messo i, i, i rubinetti d'oro nei bagni. Eh? No, i però da questo punto di vista ci sono stati anche dei problemi lì. Poi mi, eh, ci faranno capire anche se queste famose penali che dovevano partire dal primo di ottobre poi saranno veramente messe in, in pratica dalla, da, da, dalla realtà del, 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 del dopo. cioè poi sui ritardi si andrà nei confronti pro... della ditta esecutrice? No, allora la, la, eh, ci hanno sempre detto che i, i lavori dovevano finire al 30 settembre, dal primo di ottobre le ditte, la ditta, sì. che poi ha subappaltato peraltro. Eh, avrebbe dovuto pagare una penale ogni giorno di ritardo. Se questo fosse poi reso esecutivo, beh, sarebbero mesi di ritardo. Quindi hai voglia delle penali, eh? questi ci eh, rimettono un sacco di soldi. Giudice... Quindi bisogna capire, bisogna capire se lo Spezia poi pretenderà queste penali o no. Per ora chiaramente è stato un po' lasciato tutto decantare perché non potevi andare a chiedere penali a Ottobre a una ditta che era ancora dietrissimo con lavori, che avrebbe probabilmente lasciato lì il cantiere, dico: Va bene, ciao, arrivederci, e ci vediamo, <ride> fatelo finire da qualcun altro. No? Questo rapporto <ride> diretto col, con la società appaltatrice, eh, con la società che esegue i, i lavori, i lavori di, di ammodernamento dello stadio, è consentito dal fatto che questa legge di cui ti parlavo sugli impianti sportivi ti consente di derogare agli obblighi della gara pubblica, perché diversamente in assenza di, que di, quest di questa no... Ecco, immaginati che cosa sarebbe successo, probabilmente non si sarebbe ancora esaurita la gara, credo io, per la mia esperienza. Eh, la, questa opportunità di realizzare l'ammodernamento dello stadio, quindi di un impianto di proprietà pubblica che quindi per definizione prevede una gara di evidenza pubblica per andarci a mettere le mani, perché chi non lo ha fatto ed è successo, ti assicuro, ne sta pagando le conseguenze perché poi ti entra dentro ANAC, eh, può certo, entrarti certo. dentro la Procura della Repubblica, eccetera. Eh, è consentito da questo particolare meccanismo che eh, a condizione che il contributo pubblico sia inferiore al 50% della somma prevista a come, diciamo, caso. Come, come, è, come è effettivamente in questo caso e di ciò io ne sono sicuro, eh, ti consente di derogare alla, alla gara pubblica, il che non è cosa da poco. Ti ripeto, per l'esperienza che ne ho io, no, è eh, una cosa che sicuramente è fondamentale, probabil, probabilmente peraltro non, non sarebbe stato ancora assegnato certo. il, 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 il contratto. Proprio sulla base di questo, lo Spezia ha già dato l'incarico eh, in eh, della progettazione definitiva, esecutiva della curva della copertura della curva potendolo fare proprio per questi poteri e nel mese di aprile probabilmente dopo che sarà finita la è fase di attuazione è, dalla... è previsto che comincino le gare d'appalto per avere così l'opportunità di partire subito a fine campionato e di non rimanere indietro come è successo. anche se in realtà è vero che vai a intervenire sull'esistente anche in questo caso ma è molto meno impattante, molto sì, meno impattante anche perché è una struttura più nuova questa, mm. mentre invece la, la Tribuna Vecchia aveva problemi di fondazioni molto, molto oh. gravi che non erano stati ovviamente eh, potuti rilevare in precedenza perché non c'era stato un sondaggio sulle, sulle fondazioni esistenti. L'unica cosa che mi par di eh, corretto, e qui voglio chiudere eh, la, la parte stadio, ma che mi sembra giusto sottolineare, come ha fatto il Presidente nell'intervista della settimana scorsa, eh, c'è chi ancora mette in giro la voce che i soldi finora utilizzati nello stadio sarebbero solo quelli pubblici e lo Spezia dovrebbe ancora inserire i suoi. È talmente sciocca questa affermazione, a prescindere da chi la fa, perché evidentemente se tu non paghi gli stati di avanzamento delle negozio, le ditte si fermano e siamo a un tal punto che l'un terzo circa dell'un eh, terzo del, del tutto ci mette lo, la, la, la regione Liguria, no? Evidentemente questi soldi qua non bastano per finire la tribuna, no. quindi ce ne vuole diversi altri. Poi peraltro, il, non so se tu lo sai, però. Il meccanismo del versamento di questi soldi da parte dello Stato, non so se è avvenuto già o se deve avvenire, perché come si sa anche i soldi pubblici arrivano quando arrivano. Quindi... Non, non ne ho idea, però, eh, però sicuramente non può essere così perché la, la società paltatrice non ti consentirebbe, anzi addirittura, addirittura posso dirti se non mi ricordo male che ci sono stati chiaramente degli anticipi perché eh, certo. il, il solo approntamento del cantiere, tu mi insegni... C'erano cioè stati degli anticipi, eh, ma eh, come lo spezia ha anticipato i soldi anche dalla curva piscina. Ma non c'è dubbio. Poi magari ha riavuto, ma perché ormai era stato deciso che lo facesse il comune, ma però... Ma non, non c'è dubbio, anche perché eh, chiaramente è un impianto pubblico, ma il rapporto contrattuale con la società che esegue i lavori non ti consente. Un tempo i lavori dell'edilizia venivano fatti anche a credito, cioè a credito materiale, cioè si prendevano i materiali, eh, ma ora non esiste più, cioè eh, se tu certo, certo. devi acquistare dei materiali o devi approntare dei cantieri. Devi avere, devi avere i soldi. Assolutamente, no? credo Però, che siano affermazioni. Ripeto, c'è cioè chi lo dice sì. dicendo lo so, da fonti importanti, come se, sì, vabbè, eh, come, come, se, se, se si, come se uno si sputtanasse esatto. dicendo perché questo sarebbe <ride> uno sputtanamento, Perché <ride> le fonti importanti non possono che provenire da una parte e quindi una delle due parti. No? Esatto, soprattutto, quella, soprattutto quella inadempiente <ride> dovrebbe sputtanarsi per esatto, dire io non pago esatto. no? Vabbè. Eh, tiriamo innanzi d'altronde se ne dicono sempre tante quindi dubbio. prendiamoci anche questa senza dubbio allora, questo, questo tifoso ci fa notare che secondo lui abbiamo rischiato moltissimo che il gol venisse annullato. Torniamo un po' a parlare di calcio, quindi torniamo un po' a parlare che è vero che Falcinelli, eh, no, Falcinelli, scusa, eh, chi è che passa davanti? Penso più... No, non mi ricordo, vabbè, qualcuno passa si, davanti, passa davanti. No. al portiere, però nel momento in Bandinelli, sì, ho detto ba Falcinelli, volevo dire Bandinelli. Bandinelli, Bandinelli passa davanti al portiere, però... Eh, di serio si allarga poi e quando Bandinelli è già passato oltre infatti il portiere se fate caso non si lamenta, si arrabbia con i suoi ma non si lamenta no, no, di no, no, solito no. il portiere quando ha davanti qualcuno è la prima cosa che fa lamentarsi con l'arbitro quindi non si lamenta il portiere evidentemente poi il Vara ha controllato dalle telecamere che ha che non fosse nel momento del tiro Bandinelli davanti al portiere eh, e, io la spiegazione me la sono data così perché se Bandinelli fosse stato proprio in linea tra il tiro e il portiere il gol sarebbe stato no, nulla. Non c'era, tanto è vero che quando è stato eh, domenica non hanno, hanno convalidato il gol dell'Inter dove c'era un, un... Però ce l'aveva dietro. Allora, queste cose qua io tenderei a evitare sì. proprio di considerarle. Sì, è davanti, se... non è davanti, ha tirato il giocatore, è gol. Anche perché me... se no ci andiamo a impertugiare. Devo dire che io non mi sono posto il problema, sono stato più disattento e solo contento. Ma ah, io del sì, Parigi. perché me ne sono accorto e sono andato a vedere anche delle foto da dietro. Adesso qua è il momento, è il... non so se è il momento preciso del tiro. Questa foto che ci fa vedere Sergio. Dalla regia è chiaro che non abbiamo la, la, la prospettiva, cioè noi siamo in, spostati già a destra, quindi non lo so. Sinceramente poteva essere anche, sì, eh, sì. visto così, poteva essere anche eh, occasione per una revisione, ma che probabilmente il VAR ha fatto comunque perché quando c'è un inforigioco davanti al portiere Ci sta. devono guardarla. La, la. Adesso probabilmente hanno guardato queste immagini qua e non hanno ritenuto che Bandinelli fosse... Posizione non influente. Posizione non, influente, influente no? ah, non lo sì. so, cioè, io più di così non posso, eh, perché ripeto, io eh, dai gesti che ha fatto il portiere non si lamentava dell'uomo davanti, ma si lamentava coi suoi. È vero che magari non eh. poteva anche non sapere che Bandinelli era fuori gioco, ma in realtà almeno il portiere di solito si lamenta. Comunque Vabbè, da ne... queste immagini sembra più in gioco di quanto mi sembrasse a me. Però io questa immagine qua, ad esempio, non l'avevo recuperata. Cioè, avevo, avevo delle foto, diciamo, del, del fotografo e su quelle mi sono basato. Meglio così. Ma, beh, certo, sicuramente sarebbe stata una beffa ulteriore se questo gol fosse stato annullato. Allora, vediamo qualche altra domanda che ci arriva da casa. Eh, allora, ciao Enrico, come la vedi una difesa con Mul e Tanco? Ma, allora... Tanco dobbiamo ancora vederlo a, a pieno, però il mister ce ne parla bene. Dice che è un giocatore molto dinamico. È un giocatore che da subito si è inserito nel gruppo anche molto bene. Chiaro che debba ancora prendere quella forma fisica che uno che comunque si allena, gioca partite, ma non a livello diciamo, di giocare in Serie A Argentina come aveva giocato l'anno prima, avrà bisogno almeno di un mese di, 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 di allenamenti. Il discorso di Mur secondo me è stato un po', un po' esageratamente condannato per il gol subito. Secondo me ci sono diversi errori sul gol subito. C'è Nicolao che esce a centrocampo e che, dove, e che prova a far fallo e non ci riesce. La palla che va dall'altra parte. Nicolao che rientra al piccolo trotto. Bertola che tiene in gioco tutti i 5 metri oltre l'ultimo altro difensore dello Spezia. Quindi doveva tornare indietro e fare la linea. Moul che si allarga troppo, che aveva Matteo vicino, che poteva stringere, e in ultimo Elia che eh, intuisce il pericolo di Stefano un po' in ritardo e arriva a coprire quando la palla sta già arrivando. Quindi, come minimo penso che D'Angelo ci abbia perso un quarto d'ora per andare a, a dire a tutti dovevano di reparto, forse non solo della difesa: una eh, ripartenza sì. esatto, una ripartenza che andava fermata prima. Sì. Perché a volte è giusto spendere anche un fallo. Eh, eh, però ecco io non darei colpe specifiche, ripeto, forse la colpa più grande può averla Bertola che poteva mettere in fuori gioco tutti, però è facile dirlo adesso perché abbiamo rivisto le immagini. No? Un giocatore quando si trova lì cerca di coprire e probabilmente pensava di riuscire a coprire eh, il cross, ma c'è stato il tocco di sgarbi che si inserisce proprio lì dove doveva essere un altro difensore centrale o Nicolao o Mul si inserisce lì, tocca la palla, non mette in fuorigioco Di Stefano che arriva comunque dopo e quindi il tocco di palla che fa Sgarbi mette fuori gioco Bertola che era andata a uscire sul cross. Quindi diciamo una serie di, di errori che come l'errore peraltro sul calcio di rigore, spalla persa a centrocampo, imbucata e calcio di rigore. Quindi bisogna stare più attenti sicuramente nelle marcature eh, difensive marcature preventive, qualche fallo in più, insomma cose di campo che bisogna migliorare secondo me. Eh, allora, tutto bene, penso che ci salveremo, ma domenica contro che abbiamo giocato non so se è una eh, cosa ironica o, o meno, non lo so. Se devo valutare i nostri avversari di domenica come nostra avversaria, dico che sono probabilmente più deboli di noi, visto così, però... Cioè, il calcio poi dopo se cioè, stiamo a guardare i deboli o no beh, dipende da quanto sei efficace no? più che debolezze tecniche perché se no, altrimenti se andiamo a vedere quello che si pensava e che forse ha trattato in inganno quest'estate quando il precampionato tutto vincente ci ha fatto illudere che la squadra fosse anche mentalmente pronta a fare un campionato di B forse l'aver incontrato tutte squadre di categorie superiori degli altri stati o, o di altri campionati o anche del nostro tipo Sassuolo faccio per dire è stato illusorio illuso che i giocatori fossero già ben incastrati ma anche la partita col Venezia se facciamo caso sì, sì. si è visto probabilmente il miglior Antonucci della stagione sì. Sì. con la testa ancora libera pre-campionato, -pre gioco tranquillo come fosse a Cittadella a Cesena c'erano quattro gatti perché veramente il 16 di agosto c'erano quattro gatti o il 14, era il 14, attenzione, ah vigilia. Eh, quindi detto questo credo che da, da questo punto di vista forse ci siamo illusi ci un siamo po' illusi. tutti e anche così, anche probabilmente la società stessa. No? Adesso tra poco cominciamo a parlare anche di questa gara con Cittadella che è una gara delicata per tanti, per tanti motivi, anche quello soprattutto che loro perdono da tante partite, quindi eh. vorranno logicamente rifarsi. Eh, però vabbè. Eh, no, va bene, va bene perché Siamo qualcuno avanti. ritornava All sulla retrocessione l'anno scorso. E, e quindi mh, direi che possiamo guardare magari avanti. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta. A settembre eravamo tutti convinti che la squadra era la peggio almeno da playoff. Ma il campo ha detto il contrario. Eh, bravo avvocato, non so su cosa, però comunque, questo messaggio di un tuo amico pagato eh, logicamente perché prima di venire qua, cerchi io, di, di io fare ho le mie la clac, po, po poche, ma... poche ma buone. Ma buone. Così, <ride> dire. Allora, lo Spezia deve velocizzare il gioco. Contro la Ternana, eravamo troppo lenti. Però la tennanza è chiusa tutta dietro, non è facile, eh? poi sì, se riesci a fare velocizzatura. giocato un'ora un come se giocasse in trasferta. Eh, eh. Eh, ha, giocato, ha giocato nella propria metà campo, diciamo, mettendo in difficoltà anche giocatori che amano avere qualche spazio in più. Perché io mi viene in mente che fuori casa probabilmente, anche perché andremo ad affrontare squadre anche più in alto in classifica, ci concederanno forse un po' di più. È vero che forse potranno essere più pericolose davanti, però ci concederanno sicuramente di più. Eh, una difesa a tre con i piedi di Mule e Bertola è un azzardo, speriamo nell'argentino. Allora, eh, i piedi, eh, però insomma Bertola non è, non è male con i piedi. Magari Mul fa un po' più di difficoltà, infatti ha sbagliato quel passaggio nel primo tempo, poteva far meglio. Forse Però Bertola non mi sembra male con i piedi, magari forse deve ancora acquisire determinati movimenti e, e soprattutto, secondo me, un po' di esperienza, no? L'esperienza è fondamentale. A Terni abbiamo giocato nel fango, dice quest'altro tifoso. È vero, è vero. però eh, del resto i, i, i campi bisogna saperli affrontare tutti. Eh, magari avevamo dei Panzer, vi faccio un esempio, avevamo lo Zola di turno, forse soprattutto... Se avessimo giocato un attimino più in ripartenza, avremmo potuto farli a fettine. ma Zola è purtroppo un po' intristito a Firenze in questo momento. Ma del resto, lo Spezia ci ha fatto 13 milioni. Se non avesse venduto nemmeno lui, saremmo eh, un po' in braghe di tela. Come è, attenzione, il Venezia, perché il Venezia ha eh, notizia delle, delle ultime ore: tre sessioni di mercato bloccate perché non ha finito di pagare il cioè non ha ancora finito di pagare Henry e, e a livello internazionale se non finisci di pagare i giocatori ti bloccano tutto, magari a livello nazionale è diverso, ma a livello internazionale eh, le transazioni internazionali, l'acquisto di Henry è avvenuto in transazione internazionale, eh, non avendolo ancora finito di pagare hanno tre sessioni di mercato bloccate e soprattutto il Venezia sta cominciando a non pagare più i fornitori. Paga solamente i giocatori e lo staff, e, e insomma, sta andando in una situazione molto difficile, nonostante siano in alta classifica. Peraltro, ha venduto Johansen lì, come si chiama, l'esterno alla Cremonese, senza nemmeno dirlo all'allenatore, che andava via. Infatti, l'allenatore era inviperito. Ma del resto, fai queste operazioni quando sei in queste condizioni, perché una squadra che lotta per, per vincere il campionato non vende un giocatore così importante. Quindi. Evidentemente, insomma, eh, se da un lato si vorrebbe che i plate che investissero ancora di più, nonostante le perdite che hanno avuto sinora, dobbiamo dire che qui questo tipo di problematiche non si è verificato: quindi per ora, ma si spera mai, eh, ed è una cosa comunque da tenere in considerazione, perché poi, e qui ti faccio la domanda, chi può comprare lo spezia in questo momento? tu che hai un po' il polso anche di chi a Spezia potrebbe, non, so, non dico di imprenditori spezzini, ma di chi lavora magari a Spezia, tipo Porto, mi viene in mente Cantieri, mi viene in mente... Cioè, ci, so, ci sarebbe qualcuno che, che, può, che può andare a investire a fondo perduto, perché attenzione, il calcio è così. Stavo per dirti questo, io non consiglierei mai a un mio cliente... Di, di investire nel mondo del calcio, se non a determinate condizioni. Se no come eh, ha fatto Kraus a Parma, che è andato là però sapendo che lavorando in determinati ambienti eh, sulla, sul discorso de, delle aziende che a Parma lui poteva acquisire per poter sviluppare il suo business, allora ha fatto un discorso di interessi allora, trasversali. Il, il, il business calcio è un business che non è tale perlomeno per meno credo nella realtà, nella realtà italiana se noi pensiamo a quella che è la, la situazione da anni delle tre squadre non parliamo della roma e della lazio che furono beneficiate, te lo ricorderai di, di, di relativamente ai debiti fiscali ci sono stati, ma anche il genoa ultimamente eh, che ci si abbia provato ci sono so stati, il genoa ha fatto una sorta di concordato ecco se noi pensiamo a al, al fatto che il Genoa non ha trovato, eh, pur avendo il pubblico che ha, eh, nessuno nella realtà genovese che si calasse in questo tipo di avventura, se pensiamo alla situazione della Sandoria, che comunque ha un bacino di una certa altra importanza, situazione critica, eh, che è molto me. critica, perché quando poi cominciano a scappare le bandiere... Come l'Anna negli ultimi giorni, i, i segnali non sono ma anche buoni. Anche qualcuno di quelli che, eh, che eh, l'ha acquisita eh, è scappato. Esatto. Quindi, 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 quindi ma se tu pensi alla situazione debitoria di società come l'Inter, alla situazione del Milan. Sì, però vedi, ehm, loro ehm, coprono il discorso col fatto che hanno. Un bacino. La, per, ma la, Juventus, la, Juventus, eh? la Juventus regge questo tipo di competizione dal punto di vista economico, fiscale, perché, perché ha comunque un, un, un socio, un proprietario privato che ricapitalizza continuamente, certo. come succedeva con Berlusconi. Ma eh, imprenditori di questo tipo, eh, se non obbligati per tradizione di famiglia, come sono quelli della famiglia Agnelli, ce ne sono ben pochi, ne, nella realtà spezzina credo nessuno, ma eh, allora, se, gli arvedi, i, eh, eh, gli stirpe i, sono ormai i, una... Una, una specie in distinzione. Arvedi, Arvedi ha speso a Cremona una valanga di soldi. Senza riuscire a vincere il campionato, senza, perché poi senza riuscire quante volte ci ha provato. A vincere, assolutamente. Poi l'ha vinto ed è sceso subito. Eh, poi magari quest'anno risalgono. Io, so. io non, um, volendo male a qualche eh, cliente danaroso, gli consiglierei di, di mettersi nel mondo del calcio, ma non nel mondo nell'acquisizione dello Spezia. Nel mondo calcio in quanto tale. Certo, certo. Allora, eh, parliamo un po' di questo Spezia Cittadella, perché il problema è mettere le formazioni, quindi cerchiamo di eh, analizzare la sfida un po' sui numeri in questo momento. Cittadella che è ancora nel pieno dei playoff nonostante abbia perso quattro partite consecutive. Eh, è sicuramente una squadra un pochino in difficoltà se succede questo, che mancherà probabilmente dei due centrali difensivi titolari ed è un po' il problema del Cittadella, anche un po' la difesa. Quindi speriamo che chi lo sostituirà vivamente eh, faccia qualche errore, no? perché non sperarlo ogni tanto? No? Questo tifoso ci dice: Siete d'accordo che con il Cittadella serve la vittoria? Il tempo del punticino è finito. Eh beh. Beh, sicuramente che serve la vittoria, ma io penso che serva sempre la vittoria. Beh, pensando anche a quanto bene ha fatto la vittoria di Pisa perché vincere è vincere ecco. quindi lo Spezia viene da tre risultati utili consecutivi il Cittadella da quattro sconfitte è chiaro che non mi aspetto però e non penso che te lo aspetti nemmeno te ma la domanda che ti faccio un Cittadella prudente che si mette dietro cioè perché non credo, abbia, non credo abbia quelle caratteristiche. Anche perché poi è nei playoff, non è ultimo in classifica, certo. dice vabbè, viene qua e cerca di limitare non, i danni, non, no? non mi pare una squadra con quel tipo di, di caratteristiche. No, anche per caratteristica proprio del, del Cittadella, squadra che gioca con la mente è, libera. È una squadra che gioca con la mente libera, quindi ma questo potrebbe farci bene. Potrebbe, potrebbe essere di buon auspicio. Speriamo soprattutto che i nostri attaccanti. E qui vengo un po' al discorso Spezia, perché analizziamo un po' la situazione attuale. Allora, Gelasvili dovrebbe recuperare, quindi potrebbe essere un'alternativa dietro o per il ruolo di Bertola o per il ruolo di Bull, a seconda di come il Mister vedrà anche le difficoltà di questa gara nell'applicazione della, della difesa, perché non lo so se è già il momento in cui il Mister ritornerà a 4 oppure continuerà ad andare avanti con questo 3 4 2 1 con l'opportunità questa volta penso di mettere Elia dall'inizio perché eh, continuare ad adattarci qualcun altro e non penso che sia ancora il momento di vedere Jaruski che noi non conosciamo ovviamente poi potrà essere il giocatore più forte del mondo però evidente o lo conosciamo solo relativamente ad averlo visto qualche volta in qualche altra squadra però difficile che venga scelto lui anche perché di là c'è un Matteiu che si sta applicando molto su quella fascia sia a livello difensivo che a livello anche di pericolosità offensiva ci ricordiamo il gol ad esempio nell'ultima partita casalinga con il Catanzaro il gol, il gol nel senso il che non l'ha fatto lui ma ha colpito il palo per poi quindi io penso eh, che si potrebbe andare avanti col 3-4-2-1, con e qua ti faccio la domanda: un Salvatore Esposito molto giovato, secondo me, dalla presenza di Nogi in questo momento che non solo lo malleva di dover decidere lui tutto quanto no? eh, o come orchestrare le azioni offensive. E poi è un recuperatore di palloni come lui. Quindi diciamo che. Questi, questo doppio mediano sta dando anche un pochino, è vero che la difesa qualche volta comunque subisce ancora qualcosa, però credo che dal punto di vista anche mentale per Salvatore, criticato secondo me al di là di quelli che sono i suoi demeriti, ma questo come al solito è un fattore soggettivo, no? perché come al solito a Spezia o, o in tutti i posti no? si critica il giocatore perché magari fa l'atteggiamento che quando sei ultimo critichi tutti, quindi ci sta che critichi anche Salvatore, ci mancherebbe. Però ti è sembrata anche a te questa cosa? Sì, ovviamente Noghi è, è un uomo importante, un uomo che lavora, lavora per il centrocampo, credo che l'effetto benefico sia lo stesso di Aghiello per Verde, che lo de-responsabilizzi o perlomeno, che appunto alleggerisca quello che è il, il peso del, dell'avere in mano il centrocampo, perché chi gioca in quel ruolo inevitabilmente ha il, la responsabilità di fare anche la doppia fase, cioè di cucire l'uscita dalla fase difensiva e di, e di impostare la, la, la fase d'attacco. Noghi a me è sembrato, per quello che l'ho visto io, un giocatore molto utile, molto funzionale, forse perché conosciuto già dal mister perché si è comunque saputo calare bene in questa, in questa realtà, ma credo che abbia lo stesso benefico effetto che per verde può avere uno, uno come Iaghiello che gli toglie responsabilità e di dover, tutto lui, di, di, di dover pensare a tutto lui. Ecco, non, non, non vedo altra ragione se non che Noghi è un uomo d'ordine, secondo me, importante per questa categoria. Quindi potrebbe andare avanti così, quindi con questi quattro a centrocampo a questo punto Matteo e Elia sugli esterni e probabilmente almeno all'inizio pre presumo che possa ripartire con i tre visti anche eh, a terni, però. Parla domani in conferenza stampa il mister, anche se probabilmente non ci dice comunque la formazione. Quindi, non è che. Io oh, guarda, <ride> la butto lì: eh. mi auguro di passare in vantaggio. Beh, sarebbe molto importante anche a livello psicologico perché quando tu pisa docet, quando tu vai in vantaggio, poi puoi gestire la partita in maniera diversa e ci capita poche volte e dobbiamo provare perché con Catanzaro abbiamo inseguito. Eh, a Terni abbiamo inseguito quindi se vai in vantaggio prima a te è se chiaramente in cambiano tanto vantaggio io credo che possano cambiare parecchie cose prima eh. di andare alla schedina eh, chiedo alla regia di tanto di prepararla eh, allora c'è una domanda sul fatto che prossimamente non si possa pensare anche alla copertura della piscina l'idea c'è però bisogna vedere tutta una serie di cose ovviamente curva piscina intendo dire sì. tutta una serie di cose legate al fatto anche eh, del, insomma, di, di cosa si riuscirà a fare sempre con queste leggi degli stadi, eccetera, eccetera, perché comunque sia, insomma, in pratica hanno già investito tanto sullo stadio, e teniamo questo, conto che non questo, è. In questo progetto non, non no, è No, no, in questo però... progetto no, però, però io ne avevo parlato anche direttamente con l'amministratore delegato Gazzoli che aveva questa idea perché lo avendolo già fatto anche. È vero che qualcuno dirà toccatevi non porta bene perché l'hanno fatta a Ferrara dove sono retrocessi, due retrocessioni. Vabbè, insomma, no. noi guardiamo gli esempi, cioè, anche a Bergamo sta rifacendo lo stadio, però per qua, a quanto mi risulta a Bergamo lo sta facendo il comune, poi con i soldi dove li ha presi non lo so, certamente è un comune molto più importante del nostro, è, è una provincia molto più importante della nostra, quindi niente da dire, però è un lavoro molto grande e lo sta facendo con i soldi pubblici. Noi per anni non siamo riusciti a rimettere mano a questa tribuna. Anche a Bergamo, scusami, credo che sia previsto l'istituto, la clausola del naming rights, con, si chiama Gavis oh. Stadium. Oh, mi sì, c'è il naming rights, è un altro discorso, cosa che penso che sul picco non verrà mai applicata, quindi sarà Però difficile anche. Però ci, ci sta che, che evidentemente lì ci, stia, ci sia stato un contributo in solido da parte dello sponsor abbastanza. Credo, credo che lì abbiano, um, abbiano contribuito in maniera sensibile come a Udine del resto, cioè, che fu il progetto pilota eh, in questo senso in Italia, perché Udine, Udine fu, furono i primi a pensare a questo, a questo tipo di ipotesi. Eh, All'epoca, non so se ti ricordi, si chiamava Stadio Friuli. Sì. Il, il, lo stadio di Udine sì, abbiamo fatto con la tribuna enorme così. Così, che vi assicuro è veramente enorme prima, prima di essere alla Dacia Arena e, e, e sono stati gli antessignani di questo tipo di, di iniziativa vero, vero, vero. Allora, andiamo intanto alla schedina così almeno ci leviamo questa incombenza giusta eh, per vedere, insomma, oh, addirittura 8 punti il club Pucciarelli, quindi penso che balzi in testa. Eh, comunque, partiamo da, dall'inizio, pronostica la venticinquesima giornata del campionato di Serie B Michele Meccherini della vecchia guardia, <coughs> quindi Ascoli Cremonese x2, Bari Ferralpissalo 1 Leco Cosenza 1, Parma Pisa 1, Reggiana Spezia-Cittadella 1x Gattanzaro-Suttirol 1 X, Spezia Cittadella 1 X, Catanzaro su Tiro 1, Palermo Como 1, Sandoria Brescia, X, Venezia Modena 1. Questo girone di ritorno, come, come avete visto, c'è la, la possibilità di dare lo, non solo la doppia nello Spezia, ma anche in altre due partite. E quindi il club Pucciarelli si è eh, garantito eh, nel precedente turno 8 punti. Mi viene da dire perché il precedente turno è andato un po' a sentimento a favore delle squadre più forti, visto che hanno perso quasi tutte in fondo. No? Quindi c'è stata un po' più di regolarità nei risultati, quelle che ci auguriamo che avvenga anche in questa giornata, così da guadagnarci qualcosa. In questo momento c'è da sperare anche che vada peggio agli altri, di modo che rimaniamo tutti lì e se poi noi facciamo lo scatto... Quello che potrebbe. Ecco, ti aspetti uno Spezia che fa lo scatto ora, che ha questa forza per fare qualche risultato utile consecutivo, di cui anche qualche vittoria pesante dove serve, cioè al picco. Se perché con gli scontri diretti che ci sono, bisogna fare due o tre risultati. Due o tre risultati di fila in modo tale da portarti. Anche perché su tiro la in questo momento non sembrano le squadre più in forma. E del campionato, sì. quindi bisogna provare a avvicinarsi avvicinare, a quella, quelle, a quella ai, quota. Ai cinque punti è indubbio. Entrambe verranno al picco peraltro. È, sul questo, tiro, è su questo che io conto. Mm, sei lì, con due vittorie consecutive, due risultati negativi per loro, in una settimana potresti ritrovarti a respirare fuori, a respirare un'altra aria. Noi ce l'auguriamo chiaramente, ringrazio l'avvocato per essere stato qua con noi, cavi da un po' non ti sono riuscito a mettere il scacco sullo stadio, ma del resto non avevo questa speranza perché sapevo che ti saresti tirato indietro come il miglior avvocato del mondo. Eh, noi ci diamo appuntamento ovviamente a giovedì prossimo per quanto riguarda Voglia di Spezia, mentre invece poi sabato ci sarà come al solito. Dopo le Aquile, dove ogni tanto vedete anche l'Avvocato esprimersi in giudizi calcistici di assoluto livello. Eh, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, ovviamente, oltre che eh, con le domande anche solo con la presenza fino adesso. E salutiamo anche Sergio Diofini Regia. Grazie. Buonasera, arrivederci, Grazie a giovedì a prossimo.